Allora, amici e amiche carissimi, bentornati per una nuova puntata di Leonardo Risponde. Cominciamo subito con la risposta alle domande. C'è Titti Bruni che chiede: buonasera Don Leonardo, come si fa a non attaccarsi troppo ad una persona anche se questa è di grande aiuto per il proprio cammino spirituale? Non ci sono ricette per non attaccarsi alle persone, ma c'è quello che sappiamo che il nostro Signore vuole. Quindi una persona che dia aiuto nel cammino spirituale, se è realmente tale, occorre che ne ringraziamo certamente il Signore, però ecco una persona che appunto è di aiuto al nostro cammino spirituale, come la domanda stessa dice, non deve essere oggetto di attaccamento. Per un motivo molto semplice, abbiamo quello che San Giovanni Battista disse di se stesso, anche in relazione al Signore, gli deve crescere e io diminuire, e tutto quello che hanno insegnato anche i maestri di spirito sull'attaccamento alle creature. E non possiamo noi attaccarci a uno strumento come se fosse il fine, non possiamo e non dobbiamo farlo. Quindi questa è una cosa a cui dobbiamo fare attenzione, esercitare quella che si chiama, con un linguaggio classico, l'ascesi, per impedire che si creino attaccamenti. Quindi questo è un lavoro interiore e che bisogna fare perché questo non accada, questo non deve accadere. Sapendo, dicendo a se stessi che le persone, che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, che ringraziamo il Signore non tanto per la persona quanto per quello che attraverso quella persona mi ha donato, ma il donatore è sempre lui. Quindi ci sono tutta una serie di idee da alimentare che devono provocare lo sganciamento interiore psicologico, anche perché poi l'attaccamento tende sempre a far degenerare, come dire, anche una relazione, diciamo, spirituale, disgraziatissimamente, in altre forme che possono essere, insomma, dalle più, come dire, dalle più soft, per esempio una dipendenza psicologica, a quelle un pochino più impegnative, insomma, che è proprio non tanto una dipendenza, ma una sudditanza psicologica, alle cose più gravi dell'idolatria, alle cose più gravi ancora, cioè che all'attaccamento poi non c'è bisogno, insomma, di essere troppo espliciti. Subentri qualcos'altro, eccetera. Quindi occorre fare attenzione, perché noi dobbiamo fare i conti fino a quando siamo in questo mondo con la coscienza che siamo tutti quanti toccati dal peccato originale. Per cui va bene tutto, purché tutto quanto sia usato nei limiti e in conformità con la volontà di Dio. Ecco, questo è ciò che deve essere sempre tenuto presente, sia da parte della persona, come dire, che sente l'attaccamento verso una persona spiritualmente significativa, ma sia anche viceversa. Cioè, se, come dire, il sacerdote, in questo caso non lo so se parla di questo, ma si accorge che la persona si sta attaccando, deve mettere immediatamente in essere una serie di contromisure perché questa cosa si fermi. E nell'ora della passione di Luisa Piccarrete, in un'ora, se riesco a trovarlo al volo, ve la leggo proprio in diretta, c'è scritto non soltanto che non ci devono essere gli attaccamenti, ma c'è scritto anche che non bisogna fare in modo che le persone non si attacchino a noi. E questo certamente è rivolto soprattutto ai maestri di spirito e ai direttori spirituali, presumo. Guardate, tanto lo trovo subito. Basta mettere. Eccolo qua. Sta alla 20ª ora nelle riflessioni e nelle pratiche. Si legge qui: le pratiche sono scritte da Sant'Annibale di Francia, non sono, vengo da Gesù in persona, ma Sant'Annibale di Francia, insomma, non è l'ultimo arrivato. Dice: Gesù innalzato in croce resta sospeso senza toccare la terra. E noi cerchiamo di vivere distaccati dal mondo, dalle creature e da quanto sa di terra? Tutto
Tutto deve concorrere a formare la croce sulla quale dobbiamo distenderci e rimanere sospesi, come Gesù, lontani da tutto ciò che è terra, affinché le creature non si attacchino a noi. Non basta che noi non ci attacchiamo alle creature, dobbiamo anche vigilare sul fatto che le creature non si attacchino a noi. E qualora questo accade, occorre prendere le dovute contromisure. Buonasera, Don Aldo. È possibile incorrere in una scomunica rate sentenze senza che una persona lo sappia con certezza? Allora, questi sono discorsi, diciamo così, che anzitutto ci vuole non un esperto in teologia dogmatica come me, ma ci vuole un canonista per rispondere adeguatamente. Quindi io dico quello che so, perché evidentemente è un'infarinata in quanto, diciamo, sacerdoti ce l'abbiamo di tutto, ma non è il mio campo di applicazione. Si chiama scomunica late sentenze perché per il fatto stesso che uno commetta un delitto incorre nella scomunica. E circa poi l'imputabilità soggettiva, della scomunica, il discorso è differente. Ci sono una serie di fattispecie, per esempio l'aborto, per esempio, quella che ricordo, insomma, non me ne ricordo tutte quante a memoria, stanno nel diritto, però l'assoluzione del complice nel peccato impuro contro il sesto comandamento, che sarebbe, insomma, se un sacerdote assolve in confessione la persona con cui Dio non voglia avesse commesso degli atti impuri, ecco, oppure chi commette il delitto di aborto. Adesso, da dopo il Giubileo della Misericordia, Papa Francesco concesse a tutti i sacerdoti la facoltà di assolvere il delitto di aborto, concedendogli quindi il potere di rimettere la scomunica. Prima che questo accadesse, un sacerdote diocesano come me, che non è penitenziere, non aveva la facoltà di assolvere dal delitto di aborto e quindi ogni volta che capitava una cosa di questo genere io dovevo sentire il vescovo e doveva avere da lui l'autorizzazione per assolvere da quel peccato. Questo significa che sia che la persona che ha abortito lo avesse saputo, sia che non l'avesse saputo, la scomunica oggettivamente c'era. D'accordo? Quindi problemi, diciamo, particolari di imputabilità soggettiva sono comunque da discutere poi con gli esperti di diritto canonico. Comunque questa è la situazione, diciamo così, in generale. Sto scorrendo. Buonasera, Don Leonardo, scrive Magda Axel. Un chiarimento: proprio l'altro giorno c'era il Vangelo che profetizzava sulla morte di Pietro da parte di Gesù. La cosa che non mi è chiara è che Pietro poi è morto in croce. La domanda non è che la capisco molto molto bene, eh? Nel Vangelo di San Giovanni si vede molto, cioè, si capisce anche se simbolicamente molto bene che San Pietro avrebbe dovuto andare incontro al martirio e che, diciamo, si allude, diciamo così, velatamente al fatto che il martirio è proprio la crocifissione. Cioè, perché dice, quando sarai vecchio, un altro ti tenderà le braccia e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Insomma. Quindi non capisco molto bene la domanda, ma l'allusione nel Vangelo di San Giovanni, insomma, è abbastanza chiara. Quindi se voleva sapere qualcosa di specifico, magari specifichi più in basso, ma il testo, insomma, era molto molto chiaro, no? Sono uscito testualmente, insomma, in verità ti dico, quando eri giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato di Dio. E tendere le mani, no? Cioè, sulla croce si viene crocifissi appunto con le braccia aperte e con le mani distese. Quindi la profezia c'era. Desiree Ali 73, alcuni fanno l'apostolato,
Ossia parlano con un prete anche un'ora, io preferisco la confessione, cosa ne pensa? Allora, qui la domanda, insomma, cerco di capire che cosa intende. Allora, la confessione è innanzitutto la cosa più importante da fare con un sacerdote, ecco, purché sia confessione, perché la confessione è un sacramento, io tante volte l'ho detto in tanti interventi, e non deve diventare la scusa, ecco, per fare altro, quindi chiacchierare, sfogarsi, lamentarsi, chiedere consigli, parlare di cose che sono successe, eccetera. Quindi certamente la confessione è una cosa, come dire, essendo un sacramento, è atto elevato. Una persona può aver bisogno di parlare con un sacerdote e un sacerdote deve essere disponibile anche a questo, ecco, purché i colloqui siano realmente utili e fruttuosi. Qui dico anche quello che io penso, insomma, e una persona che ti chiede di parlare e tu non l'hai mai vista e conosciuta, disponibilità piena, d'accordo, assoluta, d'ascolto, anche 2 ore, non c'è nessun problema. E dopodiché il sacerdote deve fare discernimento perché ci stanno persone che sono inclini a parlare un pochino troppo. E voi dovete capire, amici e amiche carissime, che la vita di un sacerdote oggi è molto ricca e complessa, per cui il lusso di non impiegare bene il tempo per un sacerdote che voglia fare, uno non se lo può prendere perché la giornata c'ha 24 ore. E per quanto uno al sonno e al mangiare riduca insomma i tempi e al riposo, rimangono comunque limitate. Allora, se un sacerdote si accorge che si fanno troppe chiacchiere o che la persona magari certamente ha bisogno di parlare per motivi pur comprensibili che possano essere sfogo e cose di questo genere, come dire, può dare una disponibilità, ma certamente limitata. D'accordo? Perché altrimenti non riuscirebbe a fare quello che gli vuole e non farebbe del bene a quella persona. Perché dietro lunghe chiacchierate o cose di questo genere, generalmente si nasconde altro. Non bisogna subito pensare all'altro che chissà cosa sia, cioè a una cosa. Ma si nascondono appunto debolezze, tendenze a cercare qualcosa, dipendenze. A volte si cerca, come dire, una sicurezza, una parola di conforto, di stare bene, d'accordo? E di avere un pochino di calore umano, un pochino di affetto. Generalmente un sacerdote trasmette queste cose. Però qui già andiamo e stiamo ancora in un ambito, insomma, dove non si sconfina, no? Questo non si può fare, d'accordo? Ecco, diciamo che anche oggi, lo vedo anche per quanto riguarda me, no? Gli strumenti di comunicazione, io questo lo dico sempre alle anime, cioè se una persona come me ha messo online, non si sa quanta, cioè, c'è tanta gente che mi dice io non faccio in tempo ad ascoltare tutto quello che metti in giro, di vero, ma se tu metti in giro un materiale ben organizzato, ben catalogato, che spazia sui punti principali di formazione cristiana, di catechismo, di uso dei sacramenti, di 10 comandamenti, di vizi e virtù, eccetera, eccetera. Anche quello che si fa nella direzione spirituale, diciamo così, comune, perché uno può desiderare un direttore spirituale se vuole realmente diventare santo. Questo è il fine della direzione spirituale, diciamo in senso stretto, quando esula dalle altre due, diciamo così, fattispecie in cui si rende molto necessarie. Cioè quando una persona presume, e dico presume perché nella maggior parte dei casi sono presunzioni non fondate, ecco, di avere qualche esperienza soprannaturale, oppure quando una persona sta in discernimento vocazionale, che sta cercando di capire che cosa il Signore vuole che faccia da grande. Ecco, sono momenti, insomma, in cui la figura del direttore spirituale si rende necessaria. Fuori di questi casi,
È necessario essere diretto da chi vuole diventare santo perché gli indichi la via per andare verso la santità. Allora, ma anche qui, se gran parte del materiale formativo ci sta già in giro, non ci vuole tanto, d'accordo? Si tratta semplicemente di avere quei contatti necessari per comprendere come personalizzare un proprio cammino di santità dentro le circostanze di vita in cui uno si trova a vivere. Per questo non ci vuole tanto. E non occorre proprio per questo che ci sia una reiterata e continuata, capite, un reiterato e continuato e prolungato nel tempo e nello spazio colloquio col direttore spirituale. Quindi dico queste cose, ripeto, ho fatto da poco 16 anni di sacerdozio, quindi i primissimi tempi di sacerdozio, io anche fin da quando ero diacono, mi sono dedicato tantissimo all'ascolto delle persone, colloqui, eccetera, eccetera. Anche l'esperienza maturata mi ha fatto, diciamo così, pervenire ad una, diciamo, sintesi. Ecco. Spero di essere stato, insomma, chiaro anche su questo. Va bene la confessione, purché la confessione sia confessione. Buonasera Padre Leonardo, ho sentito che la messa è già un esorcismo e che si liberano anche anime del purgatorio, è così. Grazie. No, insomma, la messa è esorcismo in senso lato, d'accordo? Non si può definire la messa l'esorcismo perché l'esorcismo è sacramentale ben preciso. La messa è la rinnovazione sacramentale, o se si preferisce la ripresentazione sacramentale in forma incruenta del sacrificio della croce. Che liberi le anime del purgatorio, questo è il santo sacrificio della messa, si offre in suffragio delle anime del purgatorio, quindi per le anime defunte, oppure per qualche intenzione a favore delle anime viventi, insomma, quindi questo è ovvio. È chiaro che se una persona partecipa bene, con frutto, alla Santa Messa e alla Santa Comunione, si può in senso lato definire un esorcismo perché chi è amico di Gesù e ha dentro il cuore Gesù sul serio, quindi non va a messa tanto per andarci, ma ci sta col cuore, non fa la comunione in maniera grossolana o superficiale, ma la fa profondamente, regolarmente, eccetera, eccetera, è molto difficile che possa essere vinto dal diavolo, no? Poi una messa può essere anche applicata, i gruppi di rinnovamento dello spirito lo fanno spesso, insomma, so che fanno le messe di liberazione o cose di questo genere. Certamente la potenza della messa è immensa anche contro le forze del diavolo, insomma. Nicola vede una persona che non è d'accordo col Papa è scomunicato. Allora, bisogna intendere cosa significa essere d'accordo. Allora, col Sommo Pontefice bisogna mantenere il vincolo di comunione gerarchica da parte dei vescovi, da parte dei sacerdoti e da parte dei fedeli, che esige filiale rispetto, obbedienza e tra l'altro proprio per il Papa anche riverenza per l'altissimo ufficio che ricopre, essendo anche il vicario di Cristo in terra. È evidente che non ci si può come dire, opporre formalmente, frontalmente al Papa e al suo magistero. Questo non è né ammissibile né pensabile. Sulle cose, come dire, opinabili, si possono avere, diciamo così, le proprie opinioni. Sappiamo che i pontefici non sono tutti uguali e l'indirizzo, diciamo così, che danno al pontificato varia. Cioè, Papa Francesco ha un indirizzo. Papa Benedetto ne aveva un altro, io che ho conosciuto il Papa Giovanni Paolo II ne aveva un altro ancora, certamente indirizzi differenti dentro evidentemente la custodia della fede cattolica. Allora, se una persona è più sensibile a certi temi, per esempio ai temi liturgici su cui era sensibilissimo Benedetto XVI, è chiaro che si sentirà incline, come dire, a una certa simpatia verso quel papato. E questo se rimane nei limiti, come dire, della moderazione, soprattutto nell'ambito della propria sfera personale e privata, che non diventa poi un criterio di valutazione,
non lo vedo come una cosa distruttiva e negativa. Certo, se questo poi diventa, siccome io sono sensibile alla liturgia, se viene il Papa sensibile alla liturgia mi piace, se quell'altro non è sensibile alla liturgia, non solo non mi piace, ma gliene dico queste corna dietro, insomma, diventa qualcosa che non può essere, insomma, no? Quindi, per un cattolico, cioè la figura del Romano Pontefice, non si tocca, il Papa non si tocca. D'accordo? Quindi questo deve essere sempre la nostra bussola, no? Quindi il Papa non si tocca. Come diceva San Giovanni Bosco, le tre cose bianche della Chiesa Cattolica, Eucaristia, Madonna e Papa, non si toccano. Ecco, verso di esse si ha tutta, certamente in maniera differente, insomma. Sono in ordine, l'Eucaristia, la Madonna e il Papa, però si deve avere la dovuta considerazione e la dovuta riverenza verso ciascuna di queste tre cose. Sì, mi sono stato avvertito che c'erano dei problemi di audio che sicuramente però dovrebbero essere stati risolti. Sì, non facciamo domande, mi raccomando, niente. Allora, facciamo così, ci dobbiamo dare una regola che si possono fare al massimo due domande a persona, se no ci sono sempre le persone che fanno 50 domande e poi non riesco a rispondere a tutti quanti. Quindi vedo la seconda domanda da parte di Nicola Vedda o forse la terza, rispondo, dopodiché passiamo oltre perché cerchiamo di dare la possibilità a tutti i partecipanti di intervenire. In che senso al diavolo piace simulare le cose di Dio? I padri della Chiesa chiamavano il diavolo la scimmia di Dio. Al diavolo piace simulare le cose di Dio in tutti i sensi, perché la sua grande aspirazione, quella che ha causato la sua decadenza, era che lui, purtroppo si tratta di stupidaggine grosse quanto una casa, ma lui è fatto così, lui voleva diventare come Dio, e quindi scimmiotta e simula anche le modalità dell'agire di Dio e quello che lui fa, anche nelle sue operazioni cattive, quindi nel modo con cui tenta, nel modo con cui presenta le cose, nel modo con cui le rende, insomma, attendibili, eccetera. Quindi è la scimmia, per questo che bisogna fare grandissimo discernimento, perché questo ce l'abbiamo anche tra l'altro come dire, le prime testimonianze bibliche negli episodi che riguardarono Mosè e i maghi del faraone, no? I primi segni che Dio fece in Egitto, dice, quando Mosè buttò il dice, butta il bastone per terra e diventerà un serpente. Dice, lo fecero anche i maghi d'Egitto, rifecero questa cosa, no? Anche se poi il bastone diventato serpente di Mosè si è mangiato i maghi dell'Egitto. Quindi bisogna avere sempre molto, molta, bisogna fare molta attenzione e molto discernimento su tutto questo, insomma, no? Quindi che le opere di Dio non siano appunto simulate dalla scimmia di Dio. Sì, i problemi di audio dovrebbero essere risolti. Se ci sono problemi ancora, fatemelo sapere. Ecco, ok. Ok, bene. Nicola Vedda continua a fare domande a retrocarica. Ecco, però abbiamo detto ci siamo limitati. Marco 4. Ice o Ice dice: si può davvero accorciare il purgatorio delle anime defunte, visto che Dio ha sempre in atto nel suo divin volere tutte le preghiere passate, presenti e future. Ma il purgatorio delle anime defunte si accorcia non soltanto, diciamo, perché Dio ha sempre in atto le preghiere passate, presenti e future, ma per il fatto che, come la Chiesa insegna da sempre, per le anime purganti si possono offrire i suffragi. I suffragi per le anime purganti sono anzitutto l'offerta del santo sacrificio della messa, che avviene quando noi chiediamo un sacerdote di celebrare la santa messa, e solo il sacerdote può fare quella cosa particolare che è applicare il frutto
che lui soltanto in quanto celebrante e possiere della Santa Messa ha un'intenzione che gli chiede un offerente, in particolare un'anima del Purgatorio. Non esiste suffragio più grande per un'anima del Purgatorio che si possa dare che questo. Partecipare anche a una Santa Messa la si può offrire per un'anima del Purgatorio. La comunione sacramentale che si fa è un altro suffragio che si può offrire per le anime del Purgatorio, fermo restando che però per fare la Santa Comunione, non dimentichiamolo mai, bisogna stare in grazia. La preghiera per le anime purganti è un suffragio, soprattutto il rosario, l'eterno riposo, la corona dei 100 requiem. Poi ci sono le opere buone, le elemosine, possono essere applicate per le anime del Purgatorio. Ricordiamo per esempio quando muore qualcuno che qualche anima devota fa scrivere sulle epigrafi non fiori ma opere di bene. Ecco, allude a questa particolare e bellissima forma di suffragare le anime del purgatorio che attraverso le elemosine e le opere di misericordia. Poi ci sono i sacramentali, l'acqua benedetta che si asperge sulla tomba, il cero benedetto che si accende davanti alla tomba. Ecco perché, attenzione, che ricordiamo sempre per noi cattolici, c'è scritto anche un articolo sul blog. La cremazione non è una cosa buona, né è una cosa. Adesso la Chiesa la consente. La Chiesa consente di celebrare le esequie a chi sceglie la cremazione a condizione che questa non sia una scelta contraria alla fede, a tutta un'altra serie di condizioni che a suo tempo, mi pare nel 2014, il Cardinal Müller, quando era prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, sintetizzò in un'istruzione ratificata da Papa Francesco, ammonendo tra l'altro circa il fatto che per noi cristiani la cosa normale, ordinaria, raccomandata non è la cremazione ma è l'inumazione, cioè trattare con decoro e con rispetto il corpo per quanto sia diventato un cadavere, perché quel corpo, come la liturgia funebre esprime, è stato tempio dello Spirito Santo, si incensa alla fine della messa. È stato un corpo in cui c'è entrata la Santa Eucaristia ed è un corpo che attende la risurrezione della carne, per cui certamente si decomporrà a seguito della mineralizzazione nel corso del tempo, ma quel corpo va trattato con rispetto e con la dovuta maniera, insomma. Ecco, i cimiteri ce li siamo inventati noi cristiani, Cimiterion significa in greco dormitorio, le famose catacombe. Perché? Perché nella tomba si dorme un sonno un pochino più lungo di quello che dormiamo la notte, in attesa del risveglio della risurrezione. D'accordo? Cioè le urne funerarie, dove c'erano le ceneri, ce l'avevano i pagani. Se uno visita gli scavi di Pompei e va a vedere il cimitero di Pompei, troverà tutte quante le urne funerarie dei pagani. Perché i pagani, che erano senza Dio e senza speranza, una volta morti si facevano bruciare. Questa è una cosa, certamente ci possono essere buone ragioni, casi di necessità, adesso lasciamo perdere le drammaticissime scene che abbiamo visto in occasione, insomma, della pandemia, specialmente in quelle povere, insomma, martoriate regioni del nord Italia, no? Quindi sto parlando di cose ordinarie, non di cose evidentemente straordinarie, perché diceva San Francesco che la necessità evidentemente non ha legge, no? Ordinariamente no. Quindi la Chiesa ha sempre avuto una grande devozione nei confronti delle anime del Purgatorio che si aiutano appunto con i suffragi che ho cercato di sintetizzare. Buonasera Don Leonardo, quando ci accostiamo alla Santa Eucaristia, quanto tempo Gesù rimane dentro di noi? Io sapevo 15 minuti, circa 15 minuti, perché la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia è legata alla sussistenza, quindi alla non disgregazione delle specie eucaristiche. Sapete che dopo la consacrazione noi vediamo ancora la forma del pane, sentiamo l'odore del pane, percepiamo il sapore del pane, vediamo il colore, la forma dell'ostia. Ecco, ma dietro queste sono diventate, come dire, apparenze. Apparenze non nel senso che non ci sono più, perché i sensi l'avvertono, ma dietro questa permanente percezione sensibile, ecco che è appunto apparenza, c'è la sostanza del corpo di Cristo, che però è legata
alla sussistenza di quegli accidenti propri, che sono appunto l'ostia e il vino consacrato. Quindi, disgregatisi, quindi quando l'ostia è assimilata dal nostro organismo, la presenza di Cristo svanisce. D'accordo? Allo stesso modo che se un'ostia, diciamo così, si fosse, come dire, polverizzata. Ecco, quindi quei 15 minuti bisogna fare in modo però di valorizzarli bene e di stare con il Signore. Bene. Allora, Michele 0970, buonasera padre, ci si deve rivolgere sempre a tutte e tre le persone nel dialogo personale con Dio, perché io mi rivolgo di più a Gesù. Come si dice come dice San Paolo nelle sue lettere, Michele, Gesù è il mediatore tra Dio e l'uomo, è chiaramente il Dio che si è fatto, diciamo, vicino a noi, no? Ora, la Chiesa, per esempio, nella sua liturgia, ma la Chiesa è una liturgia, come dire, solenne, quindi ufficiale, quindi la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, quindi la Chiesa quando prega si rivolge sempre al Padre per Cristo, come dice, e nello Spirito Santo, no? Questa è la norma della preghiera liturgica. È chiaro che nella preghiera personale noi abbiamo una certa libertà, nella preghiera spontanea personale. Se diciamo il Padre Nostro, sì, con il Padre Nostro noi certamente ci rivolgiamo, pensiamo alla persona principalmente del Padre, ma dobbiamo sempre pensare che la Trinità è uno in tre persone, quindi non semplicemente alla persona del Padre, ma ci rivolgiamo chiaramente a tutti e tre, no? Ma anche se io mi rivolgo al Figlio, se mi rivolgo a Gesù, Michele, cioè le tre persone dell'Altissima Trinità, non è che Gesù se ne sta per conto suo, il Padre e lo Spirito Santo se ne stanno per conto suo, no? Questo è un mistero molto grande e molto trascendente, ecco. Però, ecco, rivolgersi a uno è rivolgersi a tutti e tre. Quindi, certamente, Gesù ha la sua santissima umanità per mezzo della quale si è fatto a noi vicino, quindi si è fatto anche nostro fratello, nostro amico, nostro maestro, e in una forma a noi più accessibile, perché la Santissima Trinità e la Divinità abita una realtà per noi assolutamente trascendente e inaccessibile fino a quando siamo in questa valle di lacrime. Noi in Gesù, invece, Dio si è fatto vicino, si è fatto presente, si è fatto conoscibile, si è fatto percepibile, ha parlato a noi con parole umane, insomma, no? Quindi è normale che ci si rivolga ordinariamente a Gesù, ed è perfettamente conforme, io credo, ai voleri dell'Altissimo, che Gesù sia il termine di riferimento diretto e immediato della nostra preghiera. Gianluca Verdoliva, solo un istante che... Buonasera, padre, se uno cade spesso nel peccato impuro solitario per debolezza o dipendenza, il Signore ci perdona oppure siamo condannati? Allora, certamente, attenzione sempre a fare queste considerazioni, diciamo così, un po' private in pubblico, insomma, no? Io parlerò adesso evidentemente in generale. Allora, non esiste peccato da cui non sia possibile uscire purché si abbia la buona volontà di uscirne. Cioè, qui ci sono. Ora, io non sono Dio, d'accordo? Quindi io non posso dire al Signore ci perdona oppure siamo condannati, d'accordo? Questo bisognerebbe rivolgerlo a Lui. Quello che la Chiesa sa e quello che insegna è questo. Numero uno. Un cristiano che è stato giustificato e per il quale Gesù ha sparso il sangue, quindi che è stato battezzato, che c'è la grazia santificante e che custodisce la grazia santificante, se vuole può non peccare mortalmente. D'accordo? Ci sono tantissime persone, molto più di quanti si pensano, che i mondani e i peccatori ne pensano, che vivono in castità perfetta senza nessunissimo problema. Io ne conosco quanti ne volete, e non solo tra preti, frati e suore.
anche tra laici e laiche, d'accordo? Non sposati, fidanzati e cose di questo genere. Questi peccati non li fanno e se li hanno fatti hanno smesso, d'accordo? Punto. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che Dio perdona chi è pentito dei peccati, non chi non è pentito. E nel pentimento significa dolore di aver offeso il Signore. Unitamente al proposito di non offenderlo mai più, quello che diciamo nell'atto di dolore. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore perché peccando mi hai dato castigo e perché ho offeso te, propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più. Se non c'è, perché il rituale del sacramento della confessione prevede la recita dell'atto di dolore prima dell'assoluzione? Per questo, cioè, perché tu esprimi quello che deve esserci nel cuore, quella non è una preghiera che si dice a pappagallo, perché quella preghiera significativa si esprime quello che nel cuore c'è. D'accordo? Quindi, se una persona non è pentita dei peccati, veramente, non c'è il perdono. Ma questo non lo decido né io, né il Papa, né il confessore. Questo è ciò che Dio ha stabilito per rimettere i peccati. Dio perdona chi è pentito. Questa è la regola numero 2. Numero 3. È chiaro che c'è una debolezza, ecco, ma quindi c'è una caduta per debolezza e c'è una caduta di malizia. È evidente che la debolezza è meno grave della malizia. Però è anche vero, figlioli miei cari, che la reiterazione continua nel peccato dimostra che tanta volontà di uscirne non c'è. E quindi, ulteriore punto, la recidiva nel peccato può diventare un problema in ordine alla soluzione, qualora questa recidiva dipenda dal fatto che il penitente non ha una reale volontà di uscire dal peccato e non lotta per questo. Cioè, quando una persona comincia ad essere recidiva, secondo le opinioni comuni di grandi maestri, io conosco bene Sant'Alfonso, specialmente del passato, cioè, se la persona lotta può anche essere assolta, cioè, per dire, una persona ha il peccato impuro, solitario e compulsivo, cioè pecca quasi quotidianamente, va a confessarsi, va bene, oggi ti assolvo. Dopodiché, se vieni a confessarti 15 giorni dopo, mi dirai: sono caduto una volta. Beh, insomma, se è passato tutti i giorni una volta, vuol dire che questo sta combattendo. Ma anche se fosse caduto due volte, anche se fosse caduto tre volte. Ma è chiaro che se 15 giorni dopo dici: tutti i giorni ho fatto la stessa cosa, e vabbè, ti do la soluzione. Tra 15 giorni ritorni, tutti i giorni ho fatto la stessa cosa. Ma cioè, capite? Allora, sono due le cose. O la grazia di Dio non esiste, o Dio comanda le cose impossibili, che ha detto non commettere atti impuri. È un progetto negativo, non lo devi fare per nessun motivo, mai, in nessun caso. Oppure, qual è la terza cosa? Oppure a te di uscire da questo peccato non te ne importa un granché, perché siccome è una cosa, anche se abbastanza schifosetta e bassa, comunque piacevole, produce un piacere istantaneo, breve ma violento e intenso, tu non ci vuoi rinunciare e continui a farlo. Ma se uno fa questo, si autoesclude dalla grazia di Dio, non può andare a prendere in giro il Padre Eterno. Allora, queste sono valutazioni che poi, che evidentemente vanno fatte caso per caso, e spetta al confessore e al penitente, che deve essere sincero e deve aprire il cuore, valutare che tipo di terapia adottare in questi singoli casi, perché ci sono poi dei percorsi e dei cammini doverosi da dover fare, dove il penitente deve mostrare che quantomeno ci lotta contro il peccato, perché altrimenti bisogna dirgli molto, molto semplicemente: guarda, che se continui così, cioè, io ti posso dire io ti assolvo dei tuoi peccati, cioè per farti contento quanto ti pare, ma mi metti in condizione che io, in coscienza, da prete, ho difficoltà a fare una cosa di questo genere perché sono quasi certo che la confessione è nulla.
Ma anche se ti faccio ti assolvo i tuoi peccati, guarda che la mano nostro Signore sulla mia ce la mette se tu non sei pentito. Capite? Cioè, quello che io sempre cerco di provocare nei cristiani, nei battezzati, è la coscienza. Noi agiamo davanti a Dio, non stiamo a fare i teatrini davanti al prete, d'accordo? Cioè, il sacerdote è un ministro necessario per la confessione perché così Gesù ha voluto. Ma gli atti del penitente si svolgono sotto gli occhi di Dio, oltre che sotto quelli del confessore. È chiaro che un peccatore recidivo che non dia segni di miglioramenti, ordinariamente attesta oggettivamente al sacerdote che non è pentito. E non essendo pentito, su che cosa l'appoggi? Un'eventuale assoluzione? Punto interrogativo. Cioè, io dico queste cose, queste cose devono essere comprese. Capite? Per cui non è che il penitente va lì a dire sempre le stesse cose e a mettere in crisi il sacerdote. Cioè, è lui che deve mettersi davanti a Dio e dire la faccio finita. Cioè, o mi impegno seriamente a uscire da questa cosa, e in questo caso posso usare la confessione, perché se le cadute diminuiscono, io mi confesso, recupero la grazia e posso farmi una comunione, almeno fino alla prossima caduta. E questo mi darà più forza. Ma tu lo sai se stai combattendo oppure no. E dice, ma io se mi metto davanti a internet vado, il computer lo spegni. Fuggire le occasioni, cioè per i peccati impuri, ci vuole la volontà ferma di non peccare, la fuga dalle occasioni. E la preghiera. Ti metti in ginocchio a dire 1, 2, 3, 4 rosario e chiedere alla Madonna che ti dia il dono della purezza. E fatto questo, cioè, quali sono le circostanze? Davanti al computer, il computer si spegne. Dice, ma devo fare una ricerca. Va, benissimo, ti prendi il portatile e ti metti in un posto dove ci stanno tuo padre, tua madre, tua sorella, in pubblico, così stai tranquillo che almeno lì te la terrai, no? Io ne conosco tante, insomma, di escamotage. Dice, ma se io rimango da solo a casa, esci. Vado a fare una passeggiata. Ma i miei genitori lavorano tutto il giorno e devo studiare. Te ne vai in biblioteca comunale. Mo, il lockdown è finito, insomma. D'accordo? Ma i lockdown sono. Quindi c'è sempre una soluzione. Quindi con un buon confessore si esce fuori da questa cosa qui. L'importante è non stare nel doppio gioco, nella menzogna e nell'ipocrisia davanti al Signore. Andrea Rosa, 75. Buonasera, io in questo periodo non me la sento di comunicarmi perché non me la sento nella mia coscienza di riceverlo così. Mi stanno dicendo perché sbaglio, perché rifiuto il Signore. Cosa devo fare? Allora, io per quanto mi riguardo, ho già detto in altre circostanze, cioè, chi è che sta dicendo che allora, nella coscienza delle persone, per quanto mi riguarda, non è possibile entrarci. Punto. D'accordo? Punto. Non è possibile, ma da parte di nessuno, d'accordo? Anche un pastore, anche un sacerdote, può, se il penitente, se la persona tra l'altro accetta questa cosa o entra in dialogo con lui, dare un consiglio, d'accordo? Fare un'esortazione, ma si deve sempre fermare, a mio modestissimo avviso, dinanzi alla coscienza di un fedele, d'accordo? Che se non se la sente di fare una cosa, non può essere violentato, non può essere forzato. A mio modestissimo avviso, non si può. Punto. Questo non è disobbedire, non è non stare in comunione. Assolutamente. Assolutamente. D'accordo? Cioè, perché se in questo momento eccezionale, poi le singole diocesi attraverso chi le governa, che sono i vescovi, ciascuno è, come dire, responsabile di quello che ha messo in atto nella propria diocesi, ha dato delle disposizioni, i sacerdoti evidentemente devono semplicemente applicarle, non hanno margini di azione. Ok? D'accordo o non d'accordo che siano. Ma se un fedele ha difficoltà ad accostarsi alla comunione dentro questo contesto, perché non ci riesce, perché sta male, a mio avviso va rispettato, d'accordo? Punto. Sta cosa non andrà avanti in eterno,
Quando questa cosa cesserà, si ritornerà a comunicarsi normalmente, ma se questo sente, va rispettato. Così come vanno rispettati coloro che si comunicano tranquillamente anche in questo contesto. Molte diocesi hanno imposto di distribuire l'ostia soltanto in mano, c'è gente che in mano non l'ha mai ricevuto per tante motivazioni, c'è chi pregando ha risolto, dice vabbè, questa è la situazione, io la faccio così, non mi sento che ci sono problemi, e c'è chi invece non ci riesce a fare questa cosa, perché l'avverte come una cosa non fatta bene. Come va rispettato l'uno, a mio avviso, va rispettato anche l'altro. Io, insomma, personalmente sono un pochino allergico, diciamo, alle forme di aggressione delle coscienze. Perché la coscienza è un sacrario dove avviene un intimo dialogo tra l'anima e Dio, dinanzi al quale tutti devono fare un passo indietro. E ripeto, un sacerdote può esortare, può suggerire, può consigliare, per carità, è suo diritto e in parte anche dovere farlo. Non devi fare così, perché se non lo fai rifiuti il Signore. Ma insomma, lasciamolo dire al nostro Signore se sto rifiutando il Signore, insomma, no? Rifiutare il Signore è una cosa grossa, insomma, no? Ecco. Allora, io sto offrendo il sacrificio, faccio la comunione spirituale, perché insomma non me la sento di prendere il Signore così, e nella vita continuo a servirlo, ma stengo dal peccato, prego, e faccio opere di misericordia, aiuto la Chiesa, che rifiuto il Signore sto facendo, ma scusate, cioè, capite? Cioè, ho già detto in altre circostanze, non sta scritto da nessuna parte, d'accordo? Ma nella legislazione vigente attuale della Chiesa, che si debba fare per forza la comunione tutti i giorni, ma manco si debba fare per forza tutte le domeniche, d'accordo? È chiaro che si trova scritto che la piena partecipazione alla Santa Messa si corona con la comunione sacramentale, è chiaro che si trova scritto che la Chiesa auspica che ogni suo figlio viva in condizioni tali da potersi accostare alla comunione ogni volta che partecipa alla Santa Messa, è chiaro, questo è sacrosanto, ma di per sé, come ho già detto, la comunione sacramentale è obbligatoria il giorno di Pasqua per i fedeli, che si siano confessati, perché via da chi si va, cioè, d'accordo? Cioè, quello che la Chiesa obbliga, ribadisco, è di non fare la comunione quando ci siano la coscienza, come insegna il catechismo, o il sospetto di aver peccato gravemente senza essersi confessato prima, d'accordo? L'unica norma positiva è questa, non sta scritto da nessuna parte che comunicarsi è obbligatorio. Come ho detto, la comunione è obbligatoria per il sacerdote che celebra la messa, ad validitate misse tra l'altro, io non posso non fare la comunione quando celebro la messa, ma se io assisto alla messa, chi l'ha detto che io sono prete, chi l'ha detto che devo fare la comunione? Non sta scritto da nessuna parte, a meno che non sia un concelebrante, ma se io assisto alla messa come fedele, non come concelebrante, non c'è nessun obbligo. Quindi, salve padre, secondo lei quando potrebbe iniziare la realizzazione dei segreti di Međugorje? Iosa, 1985, la risposta è quando Dio vuole, perché io non ne posso, insomma, avere la più pallida idea. Allora, Gianluca Verdoliva, facciamo la seconda e ultima domanda. Se uno pecca contro lo Spirito Santo non viene perdonato. Allora, Gianluca, non posso ogni lunedì ripetere sempre le stesse cose. A Don Leonardo rispondi di lunedì scorso, che sta già su YouTube, ho parlato almeno un quarto d'ora del peccato contro lo Spirito Santo, sta sul mio canale YouTube, vada e lo sente. Prendere l'Eucaristia in mano non è un peccato. Non è un peccato perché è una legge della Chiesa, d'accordo? E la disciplina sulla Santa Comunione, ecco, è una legge ecclesiastica, questo deve essere chiaro. Adesso è chiaro che tutti quanti sanno che io personalmente, e non sono il solo, ritengo che non sia la forma migliore di comunicarsi, d'accordo? Ma la forma migliore di comunicarsi, non sono l'unica a dire, è ricevere Gesù devotamente in bocca e anche in ginocchio. L'ho sempre detto a tutti, d'accordo?
Ma altro dire questa è la forma migliore di comunicarsi, altro è dire che ricevere Gesù in mano è peccato, perché vorrebbe dire che c'è una legge della Chiesa che induce i fedeli, o meglio, dà la benedizione a un peccato di un fedele. Insomma, questo mi pare un pochino troppo. Siccome questa è una cosa che è già esistita nel passato della Chiesa, d'accordo, poi qui c'è tutto quanto il dibattito, se era il caso di rimetterla, di non rimetterla, quindi questo è tutto quanto, si può tutto quanto discutere su questo, d'accordo? E la discussione c'è stata e da parte di qualcuno ancora c'è, la discussione è legittima, d'accordo? Perché essendo una legge ecclesiastica, non di diritto divino, è una cosa che un domani potrebbe cambiare, si potrebbe tranquillamente tornare, come era un tempo, che la comunione era in una sola forma. Chi lo sa, d'accordo? Sono leggi ecclesiastiche, quindi le leggi ecclesiastiche sono soggette a mutamenti, non sono dogmi di fede. Però una legge ecclesiastica nel tempo in cui è vigente deve essere rispettata. Per questo, come dicevo prima, le norme che i vescovi hanno dato in questo tempo per le loro diocesi sono leggi della diocesi, perché se un vescovo fa un decreto, quel decreto è legge della chiesa locale. E non può essere disatteso. D'accordo? Allora, secondo la legge della Chiesa, la comunione in mano in circostanze ordinarie non è obbligatoria, ma è permessa ai fedeli che lo desiderino. Punto. Per cui un fedele che lo desidera può fare questa cosa, e tra l'altro un ministro non può rifiutarsi di ottemperare a questa facoltà che la Chiesa gli concede. Io, che non sono affatto favorevole a questa cosa qui, non ne sono entusiasta, ma dinanzi alla legge della Chiesa la devo rispettare. La devo rispettare, non la condivido, ma la devo rispettare. Perché nella Chiesa non possiamo fare ognuno come ci pare, capite? Non possiamo rispettare soltanto le cose che ci piacciono. D'accordo? Così come le norme liturgiche, le altre norme. Poi, che oggi ci sia insomma un po' di anarchia generalizzata, insomma, è che questo è un problema che ognuno si vede nella propria coscienza. Però nella Chiesa le cose funzionano così, figlioli miei cari. Può parlarci dei pensieri invasivi, dice Cotite, che spesso causano timori di peccato. Dio la benedica. Non capisco bene cosa intende con pensieri invasivi, però, Cotidie. Qui non saprei proprio come dove andarmi a avventurare, per cui se fa in tempo io scorro a specificare bene, altrimenti non saprei proprio come rispondere. Virgola 10, alla sua domanda ho già risposto. Mi scusi, non so se glielo hanno già chiesto. Se una persona non se la sente di ricevere la comunione in mano, fa peccato se fa la comunione spirituale. Ecco. Come non è peccato prendere la comunione in mano, perché è consentito dalla legge della Chiesa, così non è affatto un peccato mai, d'accordo? Neanche fuori di questo contesto, che una persona faccia la comunione spirituale. Perché una persona può fare una cosa di questo genere, l'ho già detto tante volte. Una persona può dire in coscienza, ecco perché dentro la coscienza non ci può entrare nessuno. Signore, io oggi rinuncio alla grande gioia di averti sacramentalmente nel cuore, faccio la comunione spirituale in riparazione di tutti quelli che non vanno a messa la domenica e trascurano l'Eucaristia. Questo è un gesto ascetico, d'accordo? È un sacrificio che si offre al Signore, che si può fare in qualunque circostanza. Ecco perché uno non può essere, come dire, aggredito. Perché che tu che ne sai perché io non mi sto accostando alla comunione, quindi capite? Maria Grazia Gramegna dice: Ave Maria Don Leonardo, il divano può leggere i pensieri? Grazie. Leggerli come ne legge Dio? No. Intuirli abbastanza facilmente per l'esperienza che hai dalle nostre reazioni, dalle nostre forme della faccia, insomma, dalle nostre emozioni che comunque li coglie e traspaiono. Eh sì, perché purtroppo è una creatura molto molto intelligente e molto furba. Buonasera, perché a parte lei, Padre Giorgio, che se ne fare, se ne parla così poco nella Chiesa dei grandi santi come
San Giovanni della Croce, ma questo, guardate, non saprei rispondere a questa domanda. Don Leonardo, se il danno è fatto quando un figlio si lega molto affettivamente al padre, qual è il giusto rimedio, lasciare o ridimensionare? Ci abbiamo 46 secondi. Allora, spero che non si parli qui del padre reale, perché del padre reale non stiamo parlando del padre reale. Se ridimensionare o lasciare, questa è cosa che bisogna vedere nella propria coscienza. Eventualmente, in questo caso, chiedendo parere a qualche sacerdote saggio e prudente che non sia parte in causa, quindi esterno, parlarne con lui, spiegare bene com'è la situazione e ascoltare qualche buon consiglio al riguardo. Diamo la benedizione perché tra poco Instagram ci toglie la parola. Vi benedico tutti. Ave Maria.